Avete appena presentato un'interrogazione, qual è il contenuto di questa interrogazione e quali sono le preoccupazioni che in questo momento spingono i consiglieri provinciali del PD a presentare questa interrogazione al Presidente della Giunta? Abbiamo presentato questa interrogazione perché siamo venuti a conoscenza del fatto che un professionista, un geologo assunto dall'ente provincia, quindi in pianta organica dell'ente provincia, dal settore cave ambiente sostanzialmente è stato spostato al settore viabilità. Allora, la motivazione con la quale il presidente Sozzani praticamente sposta questa persona è relativa al fatto che in questa provincia in questo momento ci sono situazioni di grave dissesto idrogeologico e quindi Sozzani dice c'è bisogno di un geologo. In realtà la legge regionale 44 del 2000 stabilisce che le competenze rispetto al grave dissesto idrogeologico sono della regione, quindi la provincia ha dei margini assolutamente e degli interventi assolutamente residuali in questo settore e quindi davvero non riusciamo a capire perché svuotare il settore ambiente e particolarmente il settore cave e rifiuti, che sappiamo essere un settore preoccupante dal punto di vista delle eventuali infiltrazioni malavitose. Non riusciamo a capire perché una persona che ha una professionalità assolutamente riconosciuta da tutti venga spostata da un settore all'altro e di fatto il settore ambiente della provincia viene svuotato di questa grossa competenza, di questa professionalità assolutamente importante. Siamo preoccupati, siamo molto preoccupati perché questo vuol dire che il presidente Sozzani ritiene che sia più importante in questo periodo di crisi economica, ritiene che sia più importante il grave dissesto idrogeologico, che pure è importante, rispetto al settore delle cave dei rifiuti. Ecco, noi siamo un po' allarmati e chiediamo informazioni e spiegazioni rispetto a una scelta che è tutta in capo al presidente della provincia. Allora, nell'ambito degli approfondimenti che abbiamo fatto a seguito dello spostamento di questo geologo dal settore ambiente alla protezione civile, siamo venuti anche a conoscenza del fatto che il nucleo di polizia ambientale che era stato costituito sotto la polizia provinciale da parte dell'amministrazione Vedovato è stato sciolto. Questo nucleo aveva dato buona prova di sé perché ne facevano parte quattro risorse super specializzate che ovviamente effettuavano una serie di controlli sul territorio, ma naturalmente contribuivano anche all'emissione di sanzioni che avevano portato a circa 10.000 euro di entrate per l'ente. Questo solo nella fase di diciamo pilota della propria attività. La nuova amministrazione ha invece sciolto questo corpo e ha mantenuto semplicemente le attività di polizia stradale e ittico-venatoria che svolgono la propria funzione, ma è chiaro che è venuto meno invece un contributo importante di uno staff, ribadisco, super specializzato e a maggior ragione in momenti come questi di infiltrazione della criminalità, della necessità di tenere sotto il controllo anche lo sversamento di rifiuti illegale, perché diciamo, vediamo spesso sui giornali che ci sono e nascono delle discariche un po' qua e là su tutto il territorio, ecco che mettiamo insieme i pezzi e ci preoccupiamo. Come Partito Democratico chiederemo, dopo aver sentito le spiegazioni del Presidente e qualora non lo faccia, l'immediato ripristino di questo nucleo, perché sentiamo l'esigenza che la provincia dia un segnale forte agli enti locali, alle imprese e ai cittadini che non vuole assolutamente depotenziare questo suo ruolo di controllo e di vigilanza sul territorio.